Ciao ragazzi, sono Simone Salernitano, ho 29 anni, sono maestro nazionale per la Federazione Italiana Tennis e istruttore per la Federazione Catalana di Padel. Inoltre sono collaboratore tecnico di MV Padel e direttore tecnico di Milano Padel Academy. Ho iniziato con il tennis quando ero piccolino, avevo 9 anni, nella mia città natale, quindi Napoli, e lì quando sono cresciuto ho iniziato anche a fare un po' di esperienza come maestro di tennis. In quel periodo, nel 2016, nel mio circolo hanno installato uno dei primi campi di padel della mia regione, ma anche d'Italia. Mi è stato proposto di occuparmi della gestione del campo e delle lezioni di padel. Da quel momento in poi ho iniziato pian piano ad avvicinarmi a questo sport, a questo nuovo mondo che all'epoca era ancora molto poco conosciuto nel nostro paese, ma era molto più sviluppato in altri paesi come la Spagna o come il Sud America già da tanti anni. Successivamente ho scelto per fare formazione, per fare un'esperienza professionale, di trasferirmi per alcuni mesi in Spagna, dopo aver fatto alcuni anni di esperienza in Italia, nella mia città e a Roma, per poter vedere dal vivo e per poter vivere nella quotidianità il vero padel in un paese in cui è sviluppato già da almeno 15-20 anni. In Spagna ho avuto la possibilità di vedere da vicino cos'è un vero movimento di padel, come funziona il padel sia amatoriale sia professionistico. Ho avuto la possibilità di crescere sotto un punto di vista sia professionale come giocatore di padel. Ad oggi mi ritengo fortunato di aver fatto questa esperienza perché è stata molto formativa per la mia carriera professionale, dato che ho deciso di fare questo sport la mia professione, e reputo che questa esperienza appunto sia stata fondamentale ad oggi, sia sotto un punto di vista organizzativo per il mio lavoro, sia sotto un punto di vista appunto proprio di campo come maestro, che mi ha dato tanti contenuti e tanta esperienza da poter mettere in pratica oggi qui nel nostro paese. Credo che ad oggi il padel sia uno sport che sta avendo una grossa esplosione, soprattutto negli ultimi 2 anni su tutto il territorio nazionale italiano, e sono sicuro che negli anni avremo uno sviluppo come c'è stato in altri paesi, appunto, che sono la Spagna o il Sud America. Credo che ancora sia presto per arrivare ai livelli della Spagna, perché comunque c'è un processo molto lungo da seguire, partendo dalle scuole padel, partendo appunto dalla creazione delle vere e proprie scuole dove ci siano dei ragazzi che giocano a padel, oltre che gli amatori e gli adulti che ad oggi ricoprono la fetta di mercato maggiore qui in Italia. Noto la differenza nello sviluppo del padel da quando ho iniziato, quindi circa 6 anni fa, rispetto adesso, anche nell'utenza che si avvicina a questo sport. Prima poteva essere considerato più come uno sport di nicchia, perché comunque era uno sport meno conosciuto da tutti. Adesso possiamo dire che il padel è uno sport che chiunque conosce. Fino a 2 o 3 anni fa, molto spesso quando parlavo del mio lavoro, le persone non sapevano di cosa si trattava, quindi dovevo spiegare cos'era il padel. Invece adesso sono loro che mi chiedono del padel perché già lo conoscono, dato che è diventato uno sport molto molto diffuso nel nostro paese, come anche in altri paesi europei negli ultimi 2 anni, al massimo 3 anni. L'aspetto della preparazione fisica nel padel è molto importante, come è importante in tutti gli sport. Allo stesso tempo credo che a livello amatoriale ci si può avvicinare al padel anche senza avere una grossissima preparazione fisica, ma questo non toglie il fatto che comunque sarebbe bene prepararsi atleticamente a tutti i livelli, dall'amatore al professionista. Chiaramente ogni giocatore ha le proprie necessità, ogni livello di giocatore ha bisogno di una tipologia di allenamento specifico, sia di padel sia atletico. Ad oggi credo che sia diventato leggermente più difficile il passaggio da amatore a professionista, perché comunque il numero di giocatori è aumentato tantissimo rispetto a prima, quindi comunque la concorrenza appunto di giocatori e il livello si è innalzato tantissimo. Soprattutto a livello professionistico è diventata fondamentale e determinante la parte fisica, la parte atletica, cosa che fino a 5-6 anni fa non era così. Vediamo delle grosse differenze nel padel professionistico tra oggi e circa 5 anni fa.
perché adesso ci sono molti giovani o giovani emergenti che hanno qualità fisiche molto molto sviluppate. Fino a poco tempo fa giocavano comunque giocatori che avevano, come si dice in gergo, una buona mano, ma non avevano grossissime capacità fisiche, però riuscivano a compensare appunto con il talento, cosa che adesso diventa sempre più difficile, quindi la totalità degli elementi diventa sempre più importante. Chiaramente commisurato a livello, più sale il livello, più tutti gli elementi tecnico, fisico, tattico, mentale, di alimentazione diventano sempre più importanti rispetto al livello amatoriale, che si contano, ma sicuramente nel livello amatoriale è più importante allenarsi in campo e anche sicuramente sotto un punto di vista fisico, e meno casomai su altri aspetti come può essere l'aspetto mentale o l'aspetto dell'alimentazione. I miei consigli per chi si approccia al mondo del padel senza aver mai giocato, il mio consiglio è sicuramente quello di iniziare a fare delle lezioni con maestri qualificati che vi possono insegnare e instradare in maniera corretta a questo sport, e non fare l'errore di sfruttare il fatto che il padel sia uno sport semplice e non giocare realmente a padel, ma spesso, come capita, si gioca a tennis nel campo da padel, come si dice, perché comunque non si utilizzano appunto le tattiche e le tecniche corrette del padel, ma dato che il successo è immediato, molto spesso ci si adagia e non si prova a migliorare in maniera corretta. Allora, per chi arriva dal tennis, il mio consiglio è appunto farsi aiutare da qualcuno a capire che il tennis e il padel sono due sport differenti. Sicuramente sono due sport di racchetta e ci sono molte similitudini tra i due, però ci sono anche tante differenze che, se si vuole imparare a giocare a padel in maniera corretta, è giusto imparare. Per chi invece non ha mai giocato a tennis e comunque intraprende una nuova strada, è corretto iniziare in un determinato modo per avere le basi tecniche e tattiche per poter appunto continuare in maniera corretta a giocare a padel e raggiungere più velocemente il successo e divertirsi anche di più.